lungo la strada famosa come, nota come Irohazaka, che collega la città di Nikko con il lago Chuzenji, una strada abbastanza popolare, famosa per la vista che si osserva durante il tragitto, ed è soprattutto nel periodo invernale, nel periodo autunnale in cui siamo adesso. Ed è tutta una serie, sono praticamente una ventina, circa 25 tornate, fa tutta così, e sale fino alla zona di Okuniko e Chuzenji-ko. Qui c'è una vista abbastanza interessante. E niente, mi trovo su una automobile giapponese in cui non si può fare a meno di notare. Io non le sto notando adesso, però non ho mai filmato queste cose che sto per dire, una delle quali è veramente non lo so, da dare un premio. Non so che tipo di Konosaki, premio farò, da dare qualche tipo di premio. E mi riferisco a questo portabicchieri di Hello Kitty, che lo sto inquadrando da sotto proprio per dire che è un portabicchieri di Hello Kitty, ma la cosa interessante è scoprire per cosa il proprietario di questa automobile, che è giapponese, ha adattato questo portabicchieri, ovvero ha trasformato un portabicchieri di Hello Kitty in un porta fazzoletti di cortesia, chiamiamoli così, perché io sono per ora seduto sul lato passeggero, e quindi chiunque sia ospite della macchina, del proprietario della macchina, ha a sua disposizione dei fazzoletti, perché no? E questa è la cosa veramente più assurda di cui volevo parlare in questo video, oltre alla vista della strada, che intanto bisogna riguardarla perché è veramente interessante, soprattutto con questo cielo azzurro. E poi la tecnologia, GPS nel senso che GPS c'è anche in Italia, per carità, sebbene in Giappone mi ricordo un vecchio video di Turisti per caso, che faceva un video degli anni 90, uno dei primi documentari sul Giappone, c'è anche su YouTube credo, dove facevano vedere sto GPS che già nel 95-96 erano tutti col GPS in Giappone, no? Tutti magari no, però comunque era una cosa abbastanza diffusa. Qui, cioè, non è che sia poi così diffuso, in Italia non è che sia così diffuso in realtà neanche oggi. I giapponesi senza GPS sono come delle macchine senza benzina, cioè non vanno da nessuna parte, non proprio niente. Anche le zone attorno. Poi certo, attenzione, non sono tutti così, però una buona parte, se gli togli il GPS è come se gli togli la macchina. Veramente, rimangono così, boh, dove vado, boh. E poi un'altra cosa tipica delle macchine giapponesi è il cambio. Il cambio che è sempre automatico. È difficile, se non impossibile, trovare una macchina che abbia il cambio manuale a cui siamo abituati noi italiani. E addirittura in Giappone ci sono due tipi di patenti, una per il cambio automatico, cioè una che ti autorizza a guidare solo macchine con il cambio automatico, e una per il cambio manuale. What's happening here? Why? I don't know. Scusate, quindi dicevo, ci sono due. Boh, Nani? Akechidaira? What is this? Is it a parking place? Oh. Ah, ropeway, ah, sì. Dicevo, ci sono due tipi di patenti in Giappone. Una patente in cui si è autorizzati a guidare solo la macchina a cambio automatico, ed è la patente che hanno generalmente tutte, quasi tutte le ragazze. E poi una patente che ti permette di guidare tutte le automobili, quindi sia automatico che manuale. Anche se il cambio manuale per le macchine veramente non serve a nulla, a meno che non sono macchine molto grandi o furgoni, ma il cambio manuale non serve a nulla. Anche gli uomini, i maschi che prendono la patente, almeno così dicono di fare, non so, almeno così si usa, preferiscono prendere la patente manuale, però poi alla fine tutte le macchine hanno il cambio automatico e basta. Siamo usciti dalla Hiroazaka, siamo in una galleria. Niente, presto saremo
un'altra zona e basta.